Per BC Sport, qui BC Sport, siamo col campione d'Italia dopo un'attesa snervante all'antidoping, Filippo Zana. Complimenti, sei il nuovo campione italiano, ci credi? Ma diciamo non ci credo ancora e mi dispiace perché ho dovuto litigare subito dopo la gara con il dottore dell'antidoping, è un po' incompetente, però dai, diciamo che si sorpassa tutto e non ci credo ancora e non so, devo ringraziare tutti e una giornata speciale, speriamo. Ci avete creduto fin dall'inizio, no? Sempre all'attacco, eri tu il leader designato? Ma diciamo che sapevamo di avere due o tre ragazzi che potevano far bene e siamo andati subito nella fuga e poi sì, è andata bene. Io sono riuscito a prendere la fuga giusta qui nel finale e magari poteva prendere qualunque altro mio compagno. L'ho presa io, poi nel finale è andata bene. E forse allo sprint hai battuto anche corridori sulla carta più veloci di te, forse? Ma sì, non pensavo proprio di vincere. Tu scalatore puro, no? Non pensavo, non ci credevo, e è arrivata e è un'emozione indescrivibile, speriamo di onorarla al meglio. Senti, stai crescendo anno dopo anno, l'avvenire, adesso l'italiano, quali obiettivi ti poni? Di crescere sempre di più e poi vedremo, speriamo di riuscire ad andare sempre meglio. Senti, prossime gare, come festeggerai e poi prossime gare? Adesso mi riposerò un po' perché dopo il giro mi sono ancora riposato e poi riprenderemo ad agosto con le gare e speriamo di onorare la maglia. Senti, ultima domanda, la testimonianza che il talento c'è, non la tua vittoria. Si parla tanto dei giovani che non ci sono, insomma oggi qualcosa hai detto. Ma dai, speriamo di crescere sempre di più e speriamo di portare in alto l'Italia e secondo me ci riusciremo. Dai, grazie Filippo.